Buongiorno a tutti e bentornati su Admirals. Oggi si parla di strumenti di trading e soprattutto ci focalizziamo sugli strumenti che sono più utili per iniziare e soprattutto su quale iniziare a fare i primi trade. Come potete vedere sul nostro catalogo di Admirals, degli strumenti, ma in generale sulla miriade di broker che ci sono, abbiamo veramente tantissimi strumenti che spaziano dall'azionario, azioni pure, indici azionari, oppure forex con le major, minor, esotiche, abbiamo le materie prime, quelle agricole, quelle diciamo crude oil, quindi energetiche, ecco, oppure sono anche le criptovalute in questo momento che sono veramente esplosive, con tanta volatilità, eccetera, eccetera. Per non parlare degli ETF, oppure di anche altri strumenti, le opzioni, ad esempio, che anche lì hanno delle metriche, hanno altre cose molto più complesse da andare a discutere e ad andare ad approfondire. In questo momento, in questo video, volevo capire un attimino, volevo farvi capire, secondo me, qual è la parte più interessante, ecco, quali sono gli strumenti più utili, più facili, ecco, niente facile, però comunque quelli che secondo me sono più lineari per cercare di partire con il trading. Probabilmente il 99% di coloro che si occupa di questo di mercati finanziari dirà il Forex. Il Forex perché è un mercato aperto 24 ore su 24, ultra liquido, diciamo con movimenti un pochino più contenuti, eccetera, eccetera. Beh, io probabilmente sono uno dei pochissimi che non è d'accordo con questa cosa, nel senso che secondo me il Forex non è il mercato più semplice, tutt'altro perché il mercato del Forex è un mercato che alterna dei momenti di alta volatilità a dei momenti di completamente calma piatta. E cosa maggiormente importante e secondo me più che va a differenziarsi rispetto agli altri è il fatto che non ha un valore zero. Valore zero che, avevamo già parlato in altri video precedenti, è sostanzialmente un valore zero su cui il mercato si sviluppa. Faccio l'esempio, il valore zero ce l'ha gli indici, con lo zero appunto, valore zero dell'indice ha praticamente più infinito, oppure il mercato delle materie prime, valore zero, più infinito, lasciando stare il petrolio, quello che è successo l'anno scorso. Oppure, ancora una cosa, le azioni, valore zero, più infinito. E stessa cosa può accadere un pochino per tutta la parte con cui si ha un prezzo, un valore appunto, quindi come le materie prime, eccetera, eccetera. Il Forex non ce l'ha, perché comunque il Forex è sempre un rapporto fra una valuta e l'altra valuta. Di conseguenza cosa succede? Che non abbia mai una spinta da una parte istituzionale costante, come invece può accadere con gli strumenti a valore zero. Cosa vuol dire spinta istituzionale costante? Vuol dire che sostanzialmente la stragrande maggioranza degli istituzionali sugli indici, sulle materie prime e ad esempio sull'azionario si posiziona in maniera long. I commercials, ecco, i classici commercials che si vengono tanto sentiti su ad esempio le materie prime, si posizionano in maniera long tendenzialmente, proprio perché sostanzialmente si va a comprare un bene vero e proprio. Cosa che non può accadere sul Forex, perché il Forex si va a scommettere da sull'apprezzamento di una cosa o dell'altra, ecco, di una valuta o meglio o dell'altra. Questo non avviene sugli strumenti, ad esempio gli indici, soprattutto, e le azioni. Quindi azioni ed indici, tendenzialmente, più le azioni, ecco, vengono comprati al rialzo. E questo cosa va a comportare? Cosa succede? Succede che tendenzialmente gli indici, come possiamo andare a vedere, come abbiamo visto, ma in generale come possiamo vedere da 100 passanti di storia degli indici borsistici, vanno al rialzo. E questo, per farla breve, cosa ci dà, cosa è importante sottolineare per chi inizia? È importante sottolineare che tendenzialmente per chi inizia le prime armi è meno astuto, secondo me, per la mia opinione, dovrebbe andare a posizionarsi e iniziare a lavorare con delle azioni, più difficoltoso perché vi è il rischio societario, più difficoltoso perché c'è maggiormente una specializzazione per le azioni, oppure sugli indici borsistici. Indici borsistici che secondo me sono la cosa più interessante da iniziare a lavorare, proprio perché si ha la costante salita dei mercati, non salgono sempre ma la tendenza è quella, e abbiamo poi successivamente delle fasi di correzione che possono essere utilizzate magari per iniziare a prendere delle posizioni con calma al rialzo. Quindi cosa intendo? Intendo il fatto di lavorare indici borsistici perché le prime armi tendenzialmente al rialzo, sui supporti dopo una correzione eccetera eccetera. E soprattutto, altra cosa importantissima per chi è all'inizio, iniziare lavorando sulla parte rialzista del mercato. Ricordatevi, e lo dico per esperienza, è molto più facile fare soldi al rialzo sui mercati rispetto che al ribasso. Perché al ribasso abbiamo mercati volatili che si muovono bene e quindi più facili da lavorare. Al rialzo abbiamo dei mercati che tendenzialmente potrebbero salire fino all'infinito. E questo, altra cosa importante, è molto pericoloso lo short sui mercati. Soprattutto per chi all'inizio, ecco,
short sulle azioni, state molto attenti a farlo. Perché? Perché se voi comprate un'azione, investite 1000 euro sull'azione, potete perdere massimo 1000 euro, ok? Perché massimo va a zero, quindi. Se voi vi mettete short in un'azione con 1000 euro e il giorno dopo magari viene fatto un IPO, quindi vuol dire che un'altra società va a aggredire la società che voi siete short al ribasso, tendenzialmente quella società paradossalmente magari potrebbe anche quintuplicare il valore, perché il valore di IPO sarà altissimo. E di conseguenza per molti broker, ecco, non in questo caso Admiral, ecco, ma molti broker potrebbero venirvi a bussare alla porta e dirvi: ascolta, guarda che tu sei short con 1000 euro di margine, ma sei sotto di 5000 euro. E gli altri soldi? Ecco, bisogna andare a recuperarli sotto questo punto di vista. Quindi, ricapitolando, per chi all'inizio, a parer mio, la cosa più interessante, il mercato su cui focalizzarsi non è il Forex, non sono le materie prime, perché sono molto volatili, cosa non detto prima, e tendenzialmente possono fare, a parte petrolio e oro che sono molto scambiate, le altre possono fare dei movimenti molto, molto, molto volatili, ecco, con poco preavviso, quindi meno gestibili, sono meno tecniche, ecco, a livello di propria analisi grafica. Mentre quelli più interessanti, ecco, secondo me, da andare a iniziare a lavorare, a fare qualche operazione, sono proprio gli indici, indici borsistici, dove è possibile lavorare solo per chi inizia, tendenzialmente lavoriamo solo la parte rialzista, sui livelli di supporto, quando gli indici scendono, tendenzialmente questo, andare a lavorare forte è sempre più difficoltoso, quindi lavorare sugli indici, sui supporti, quando vediamo delle discese, e cercare di andare a prendere delle gambe rialziste, che tendenzialmente questo ci porta a lavorare sia con gli istituzionali, perché la stragrande maggioranza è long di azionario, ecco, i fondi investimento, i fondi di pensione, a parte qualche hedge fund, lavorano tutti long sul mercato, quindi saremo insieme alla marea che cerca di spingere al rialzo il mercato. E in secondo luogo avremo comunque la possibilità di lavorare con mercati che nella fase di discesa sono tendenzialmente più vivi, più vivaci, e di conseguenza anche a livello operativo, a livello di resistenza, a livello di supporti, hanno più possibilità di reagire su con gli studi che abbiamo fatto in precedenza. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero che abbia acceso in te una nuova, diciamo, una nuova idea di per quel che riguarda come iniziare e soprattutto con che strumenti iniziare. Chiaro, il Forex è quello più sdoganato, probabilmente anche per le leve che vengono offerte, ma non è quello. È più che altro perché è un brand, ecco, il Forex, che è accessibile a tutti, eccetera, eccetera. Però secondo me, a parer mio, il mercato più interessante per partire con zero esperienza è proprio il mercato degli indici, per quello che ci siamo detti prima. E sarà perché sono partito io da quel tipo di mercato, sarà che perché vedo molta più gente paradossalmente profittevole lavorando i mercati azionari rispetto a lavorare Forex, tendenzialmente è il mercato da favorire sia per i principianti, ma anche no per chi è avvezzo e chi ha esperienza. Ci vediamo il prossimo video da Manuel e da Admirals.